E allora, cari amici rossoneri, vi abbiamo dato la notizia in anteprima sul nostro canale YouTube durante una diretta. Pensavamo domani la fumata bianca, in realtà è arrivata stasera. Sandro Tonali da Brescia, nato l'8 maggio del 2000, 20 anni appena, nel giro azzurro, uno dei migliori talenti del panorama calcistico europeo è del Milan. Accordo raggiunto. Decisiva l'ultima offerta del Milan che è arrivato a 10 milioni prestito con diritto di riscatto e non obbligo, ma è un obbligo mascherato perché a 10 milioni ovviamente il ragazzo viene riscattato a 20 milioni di euro più il 15% futura rivendita per il Brescia. È stata un'operazione non facile, il Milan ha fiutato la possibilità di inserirsi dopo che è stato confermato Conte sulla panchina dell'Inter, la seconda squadra di Milano. Conte predilige la linea dei giocatori esperti e è sembrato anche agli occhi di Marotta molto freddo su Tonali. Il Milan lo ha percepito in virtù anche di alcuni contatti con il suo procuratore, si è inserito e ha presentato un'offerta prima al ragazzo, un progetto sicuramente convincente, anche perché stiamo parlando di un cuore rossonero. Sandro Tonali è un grande milanista e a questo punto viene a giocare per la sua maglia, la maglia del cuore. Ho visto in questi giorni anche foto di Sandro Tonali con la maglia del Milan da ragazzo, ho visto poco fa la foto di un suo tema da bambino, non tantissimi anni fa, visto che ha 20 anni, in cui chiedeva: voglio il completo del Milan, voglio la maglia del Milan, sono un milanista. E devo dire che questo sarà un valore aggiunto. Portarsi in casa un cuore rossonero è importante. Quando arriva un giovane c'è sempre il rischio che poi, di fronte a un contratto importante, una maglia importante, si distragga, si sieda un po'. In questo caso, il fatto che lui sia milanista, secondo me, è un valore aggiunto, una garanzia ulteriore che questa maglia la onorerà fino alla fine. Lui si è sempre ispirato a Gattuso, magari prenderà proprio la numero 8 che fu di Gattuso. Lo paragonavano a Pirlo perché arrivava dal Brescia, viene dal Brescia, adesso possiamo dirlo, è anche un po' per la capigliatura, ma le caratteristiche sono diverse. Per quanto mi riguarda è più un Demetrio Albertini, che però non ha il tiro da fuori. Tonali quest'anno ha fatto un gol e diversi assist. L'anno scorso in Serie B ne ha fatti 4, può migliorare, a 20 anni ha tutto per migliorare, anche la fase realizzativa. Arriva in un centrocampo che avrà Kessié, Bennacer e anche Bakayoko, con più possibilità continuare a giocare a due, lui uno dei due, o giocare con il rombo. Lui in questo caso potrebbe fare il vertice basso, oppure se fa il vertice basso Bakayoko potrebbe fare la mezzala, con caratteristiche diverse rispetto a Kessié, ad esempio. Tonali, che è nel giro azzurro, è stato convocato da Roberto Mancini, è nel giro azzurro ormai da un annetto, e Mancini, che può stare più o meno simpatico, un po' antipatico per il passato interista, ha occhio, ha molto occhio, ha una competenza molto importante sui giovani. E lui stravede per Tonali. Ora non dico ci dobbiamo fidare di Mancini, perché è evidente che il ragazzo è davvero, davvero forte. Piaceva anche alle altre. L'Inter però alla fine non ha fatto la zampata perché Conte aveva idee diverse, ma do per certo che è il pallino di Beppe Marotta. Marotta stravede per Tonali, ma ha dovuto dire no perché Conte ha cambiato idea e comunque avrebbe anche preso Tonali, ma prima l'Inter doveva vendere. Il Milan ha fatto un atto di forza, secondo me, un messaggio chiaro all'ambiente interno, ai tifosi, alla squadra, a Pioli, al gruppo, alla dirigenza e alla proprietà, è un messaggio anche all'ambiente esterno, perché fare un colpo così in faccia all'Inter ha un significato ancora più importante. Ci avevano detto è un mercato che faremo di opportunità, non sarà come il passato. Io vi ho detto: attenzione, sono dichiarazioni strategiche, aspettiamoci invece un mercato oculato sì, ma importante. E Tonali è il biglietto da visita. Auspicavo anche nei miei colloqui con l'entourage, gli ambienti Elliott, una prova di forza di questo tipo, un segnale per conquistare finalmente i tifosi, perché Tonali è un cuore rossonero, perché Tonali è un talento ed è un messaggio anche che il Milan c'è, che punta sui migliori giocatori, non per rivenderli tra qualche anno, ma perché vuole costruire un corso vincente. E Tonali sicuramente è un valore aggiunto incredibile per questo Milan. Vediamo quando arriverà, lui tra l'altro aspetta l'esito di un tampone, è convocato da Mancini. Non lo vedremo probabilmente in questi giorni in campo nelle amichevoli, anzi sicuramente, ma non vediamo l'ora di abbracciarlo. È un colpo a effetto, possiamo dirlo,
Devo dire che si respira un'aria diversa anche per Tonali, non solo per Tonali. La mia sensazione è che stia tornando il grande Milan. Faccio i complimenti a Maldini e a tutta la dirigenza. Faccio un ringraziamento a Elliot perché finalmente ha capito che avere il Milan è un senso di responsabilità nei confronti della storia del club, nei confronti dei suoi milioni di tifosi. E finalmente c'è una risposta chiara e univoca. Elliot vuole il bene del Milan e questo, secondo me, l'operazione Tonali è il manifesto. Da oggi si ragiona diversamente. Da oggi nasce un nuovo Milan e sono molto molto contento. Sono elettrizzato e credo io, come voi, possiamo finalmente approcciarci a una nuova stagione con stimoli diversi, stimoli nuovi, e non è finita qui, vi ricordo, perché arriverà anche Bakayoko. Il Milan vuole chiudere per Brahim Diaz, vuole un terzino destro, un centrale, vuole un'alternativa Ibra e un trequartista di destra, mercato un po' più inoltrato. Credo e spero ci si possano togliere tante soddisfazioni. Vi racconterò magari nei prossimi video la storia di Tonali, grande cuore rossonero, uno che ha la testa sulle spalle. Dicevamo prima, a rischio c'è sempre il fattore ambientamento, il fattore mi distraggo. Tonali non è questo, Tonali non è Zaniolo, Tonali non ha mai fatto nulla fuori dal campo di discutibile ed è uno che lo vedi, è molto freddo, molto deciso, ha la testa sulle spalle e le idee molto chiare. Vuole sfondare, lo farà con la maglia del Milan e non con la maglia della seconda squadra di Milano. Vederlo in nerazzurro ci avrebbe sì fatto molto molto male. E invece siamo qui a esultare per un'operazione davvero importante che ci aspettavamo da diverso tempo. È sì un ragazzo di 20 anni e se hai 20 anni puoi crescere ancora molto, ma parliamo di un talento assoluto, cristallino. E è forse l'operazione che stimola di più la fantasia degli ultimi anni, oltre a Zlatan Ibrahimovic. Lui però la metà degli anni e resterà al Milan per tanti tanti anni, sperando ci possa regalare soddisfazioni, successi, trofei. E quindi godiamoci questa serata, godiamoci questa settimana con la firma di Sandro Tonali e l'ufficialità, ovviamente, la fumata bianca, ma attenzione perché dopo Tonali, Brahim Diaz, Bakayoko, sta nascendo secondo me un gran bel Milan. Sta tornando il Milan, perché questa è un'operazione dal Milan di qualche anno fa, da troppo tempo mancava una prova di forza di questo tipo. Bene qui, dunque, continuiamo così e viviamo insieme su Milanello tutto quello che accade attorno al mondo del Milan. Il like, mi raccomando, se condividete la passione, l'entusiasmo di questo video, della mia felicità, l'iscrizione in questa zona, video ogni giorno, non vi perdete nulla e se vi va andate a vedere anche gli abbonamenti per avere contenuti aggiuntivi. Bene così, benvenuto Sandro Tonali, questa è casa tua, non ti diamo neanche benvenuto perché è casa tua, sei un cuore rossonero. Fai la differenza, onora la maglia, so che non te lo dobbiamo dire, ma ci regalerai davvero tante soddisfazioni. Olè!